Casa, famiglia, scuola, libri, caffè, palestra, calcetto, sveglia, professori, pranzo, studio, amici, film, letto. Sapete cosa significa fare sempre le stesse cose? Arrivare il sabato sera in discoteca per sperare in una botta di vita. Sembriamo forse felici? Eccoci qui. Jacopo, detto Fata, l'unico senza ragazza. Alessandro, detto Kramer, con Bibi. Davide, detto Leroy, con Dada. Simone, detto Rocky, con Lalla. E poi... poi ci sono io, Andrea, detto Sick Boy, con Alessia. Viviamo in un paese di provincia del sud. Voglio dire, piccole non sono le case, ma le persone, frequentato sempre dalla stessa gente. Al mattino ci sono i vecchi, con il loro catarro e l'incontinenza, il pomeriggio pure. La sera c'è una concentrazione maggiore di ormoni, o almeno così dovrebbe essere. La gente di mezza età in settimana lavora in città o negli uffici, si accontenta di avere la parabola per vedere le partite su Sky, la domenica mattina indossa l'abito buono, va a messa e compra le paste. In mezzo ci siamo noi, i ragazzi. Almeno noi dovremmo essere diversi, ma non è così. Guai se non ti metti il jeans firmato, guai se non frequenti il caffè illuminista, guai se tuo padre ti compra un'auto con meno di 1200 di cilindrata. Guai se ti fai una canna in piazza. Dopo mezz'ora la famiglia è avvisata. Ognuno con le sue belle storie personali e i suoi problemi. Noi ci siamo stretti in tutto questo. Ma d'altronde, qual è l'adolescente soddisfatto del proprio paese? Ci difendiamo con le nostre due grandi isole, gli amici e il cinema. Siamo cinque. La comitiva dei cinefili illuminati. Cinque pazzi che si incontrano, che sognano ad occhi aperti, che vorrebbero cambiare il mondo, le cose, le persone, inutilmente. E che finiscono allora per vedersi tra loro, per chiudersi in camera a vedere un film, per toccare altri mondi, per provare a dire qualcosa di nuovo. Non accorgendoci che dietro questi tentativi, dietro la voglia di uscire dal gregge, c'è comunque una grande omologazione, la nostra, dettata dalla regolarità e dalla noia. Perché, ragazzi, Manzoni è il massimo rappresentante del romanzo storico italiano, che come sapete... Ci siamo conosciuti al primo anno di liceo, e da allora non ci siamo più divisi, da quando abbiamo scoperto di avere in comune la passione per il cinema. Ci siamo detti dei soprannomi prestati dalla celluloide. C'è Jacopo, detto Fata, come l'omosessuale Fata ignorante di Özpetek. Alessandro, detto Kramer, come il film Kramer contro Kramer. Davide, Leroy, il protagonista di Saranno Famosi, serie originale che vuole fare l'attore. Simone, detto Rocky, perché ovunque si trovi fa pugni con tutti. E infine ci sono io, Sick Boy, come lo schizzato di Trainspotting. Gli amici mi chiamano così per il mio piccolo vizio di fumarmi 30 canne al giorno. E che sarà mai? Ragazzi, vogliamo fare silenzio là dietro? Vi metto fuori! Allora, la vicenda di Renzo e Lucia. Jacopo Fata è lo sfigato del gruppo e per questo ci si diverte a prenderlo sempre per il culo. Noi diciamo che sia fottutamente frocio con l'hobby del fai da te. L'ultima donna che l'ha toccato è il pediatra. Fatta, non ti toccare! In realtà è semplicemente sfortunato con le femmine. Non è un brutto ragazzo, ma forse dovrebbe solo sentirsi un po' più figo e sicuro di sé. Dai! Oh, dai! Ciao! Ah, ciao! Ah, Jacopo, l'amico di Davide di Sardegna. Stavo chiedendo se magari non c'è niente da fare, stasera possiamo andarci a bere qualcosa in un pub, c'è bella musica, poi ti accompagno io, sempre se... Ti ringrazio, ma veramente ho da fare, grazie comunque. Beh, ora devo andare, è arrivato un mio amico, ciao! Non è colpa sua ma del padre, uno sporco borghese arricchito, l'avvocato del paese. Gli ha già disegnato il futuro, poveretto. È a casa sua che ci incontriamo per vedere i film. I genitori non ci sono mai, il padre è in studio, la madre nel suo centro estetico. È figlio unico, per cui non c'è nemmeno il rischio di avere una sorellina piccola tra le palle. Ciao Jacopo, noi andiamo. Che studi? No, niente, letteratura latina. Ah, bene, bene. Mi raccomando, ehi, attenzione agli amici, eh. Ciao tesoro! Ragazzi, che stanno andando?
Poi c'è Alessandro Kramer, un altro disgraziato. I suoi hanno divorziato quando aveva 8 anni e da allora non fa che sorbirsi le strazianti paranoie della madre. Quando è con noi lei non fa che chiamarlo e appena la rompi gli chiede di raggiungerla, il poverino scappa senza esitare. Ecco, sono uscita da lì sul divano. Torno se ancora lì. Hai studiato? Guarda che quest'anno hai gli esami. I professori si lamentano di te. Io non so più cosa fare. E poi, ti avevo detto di non lasciare queste cartacce in giro. Mangi sempre queste schifezze. Ti ho lasciato il minestrone in frigo. Perché non l'hai mangiato? Rispondi! Non stare imparato! Nervoso! Come se non bastasse a dargli il filo da torcere, contribuisce la sua ragazza, Bibi, una palla al piede che lo comanda a bacchetta. Avete presente l'uomo zerbino? Beh, più o meno così. È un tipo che ha le sue belle fisse, ed è questo che lo rende originale. Amore, che ne dici di questo? Sì, questo va bene, dai, prendi questo e andiamo. Ok, fa schifo, ne provo un altro. Oh, ma vuoi scendere, che è tardi? Aspetta, sto scendendo. Davide Leroy ha avuto la sua vocazione in seconda elementare quando la maestra lo ha scelto per interpretare il protagonista della recita natalizia. Da allora sogna diventare un grande attore. Anzi, il più grande di tutti. È un vero fissato. Davide vorrebbe iscriversi a una scuola di recitazione, ma i suoi non vogliono. Per il momento si sfoga nella vita di tutti i giorni. Un giorno sì, uno no, si veste e si atteggia come un personaggio di un film e ci costringe ad indovinare l'identità. Sta sempre a citare battute di film. Chi sono? Men in Black. La iena? Codice Alfa. L'esorciccio. Oh, ragazzi, sono io. Sono il grande Keanu Reeves in Matrix. Sì. Cioè, meglio di me. Sa suonare molto bene il piano. E poi è uno che quando guarda una minigonna impazzisce. E in generale qualsiasi cosa di sesso femminile che si muova o respiri. Peccato che quella strafiga di Dada stia con lui dai tempi del pannolino. Ormai gli è diventata indifferente. Dai. Dai, ci sono i tuoi. Senti, non è la prima volta, dai. Accendiamo lo stereo. No. No, ti ho detto di no, ti ho detto di no. Senti, ma è rotto, e basta. Simone Rocchi è certamente il più omologato della comitiva, privo di una personalità autonoma. Segue attentamente le mode, è il primo a comprare il telefonino ultimo modello e i vestiti più trendy. Passa ore interminabili in palestra perché vuol farsi un fisico da mostro. Ma non ci riesce, malgrado mangi uova sode tutti i giorni. Questione di costituzione. Fa botte con chiunque non respiri come dice lui, non a caso lo chiamiamo Rocchi. Non è che sia cattivo, è solo un po' istintivo e razionale. Ciao bella, io sono Peppe e lui è Piero. Ciao. Lalla. Lalla. Possiamo offrirti qualcosa da bere? No, ragazzi. Grazie. Dai, non fare la montata. Guarda che lì c'è il mio ragazzo. Oh, guarda lì. No, dai. Che cazzo è? Oh. Che cazzo fa? No, basta. E poi ci sono io. Andrea, sick boy, il fornitore di cane del gruppo. Non credo di essere un bellissimo, ma le ragazze sbavano. Gli amici dicono che sono pazzo, ma poi vengono da me a confidarsi. Sono praticamente lo psicologo del gruppo. Andrea! Andrea, apri! Apri questa porta! Aspetta, mamma, arrivo! Aspetta, aspetta un attimo! Che c'è? Che c'è? Che c'è? C'è che tuo padre t'ammazza se ti trova questa, è una canna! Questa è una canna! E se ti vede tuo padre ti ammazza! È assurdo! Sei andato a vedere pure nel mappamondo, come hai fatto? La cerca, ha trovata tua sorella, l'ha trovata lei! Oggi sulla luce ho trovato una canna in Brasile! Perché dov'è che si coltiva l'erba? In Brasile! Finalmente hai imparato qualcosa di nuovo! Strega! Non fate lo spiritoso! Andrea! Andrea! Oh, vieni! Andrea!
pieno! Odio i vecchi. Sarà perché a casa sono costretto ad assistere mio nonno ottantenne. Oh nonno, ma quanto mi capisci? Che schifo, nonno! Cazzo è adesso? Cazzo! No! No! Chi è? Chi è? Alessia, vaffanculo, adesso lo devi chiamare! E mi hai fatto cadere il pappagallo! Papà, stronza! Sono fidanzato con Alessia. È diversa da me, ma in fondo ci sto bene. Il suo problema è che è normalizzata. Questi siamo noi, la comitiva dei cinefili illuminati. Quelli che non vanno al bar, quelli che non vanno alla sala giochi, quelli che non votano e non voteranno mai moderato. Quelli che del resto se ne fregano. Diversi, certo, ma costretti a vivere nella noia e nella monotonia dei giorni uguali. Oh raga, che faccio? Rullo? Dai, rullo. Rullo. È stato proprio in una tranquilla e noiosa giornata di primavera che abbiamo deciso. Raga, scappiamo! Dici? Sì, sì, scappiamo, avete capito bene. Sentite qua. A giugno facciamo l'esame, ci maturiamo e andiamo tutti insieme all'università. A te il fumo fa male. Eh? No, questa è una grande idea. Amsterdam, canna libera. Spettacolo, sexy shop, bellissimo. L'idea. Ma raga, ma che cazzo dite? Io ho già la camera prenotata da Luis. Papà mi ammazza! Mo, proprio a te che ti piacevano tanto i diari della motocicletta, e facciamo come ci che va. Sì, in 5 su una moto. In una macchina. Ehi, volete andare? Andate. Vai. Quanti ci andiamo? Oh, invece di Amsterdam, andiamo a Bologna, Così io mi scrivo al dance, tu sì, città comunista, piena di centri sociali, hai voglia a fumare, eh? Io ci sto, te Rocky. Per me è perfetto. Tu finalmente ti stacchi dalla gonnella di tua paura. Madre. Anche per me va bene, solo che... Come ci andiamo? Oh, raga, con la macchina dell'avvocato! La macchina dell'avvocato ve la sogniamo! Sei l'unico che c'ha la patente! Sì, c'ho la patente, ma quella macchina c'ha il cambio al volante, chi la sa portare? Io la smart di mamma porto! Ma vai a cagare! La smart di mamma! Con la macchina dell'avvocato! Insomma, andammo avanti tutta la notte, ma alla fine decidemmo di scappare. I problemi erano due, trovare i soldi e lasciare le ragazze. Soprattutto le ragazze erano un problema. Fu una battaglia psicologica. Ognuno non voleva lasciare la propria, ma tentava di convincere gli altri. Dada, è una rompipalle, lasciala. È logorroica, mollala. È vuota, scaricala. È frigida. No, non se ne parla nemmeno. No. Lalla, è una gatta morta, scaricala! È una papera, lasciala! È una vipera, mollala! Praticamente uno zoo. No, raga, non ce la faccio. Bibi, è acida, mollala! È flaccida, scaricala! È perfida, lasciala! Non ha tette. No, non ci riesco. Alessia, è asfissiante, lasciala! È viziata, mollala! È una monaca, scaricala! Lo sappiamo che non te la dà. Sentite, la portiamo con noi nel cofano. Alla fine ci convincemmo. Affrontammo le belve senza dir niente loro della fuga, trovando scuse banalissime. No! Ma che ti sei fumato?
Non mi dire che l'hai scoperto. Mi hai tolto un peso, tesoro. Sto con un altro da 3 mesi. La prendemmo tutti bene, tranne Leroy. Non si aspettava di essere cornuto. No, non te la devi prendere. Oh, c'hai le tipe che fanno la fila per te. Hai detto che data la volevi lasciare? Sì. Lasciate le ragazze, dovevamo trovare i soldi. Tanti soldi. Prima pensavamo di rapinare l'avvocato, stile arancia meccanica, propose Rocky. Passato lo spaventaffata, ci venne l'illuminazione. Ci inventammo una fantomatica associazione umanitaria di raccolta fondi. Tanto, una di più, una di meno, la gente ci poteva cascare. Buongiorno signora! Buongiorno signora! Ed siamo rappresentanti della FIGA, la Federazione Italiana Gastronale. Ascolta, la nostra associazione raccoglie fondi per la prevenzione, e ripeto, per la prevenzione della colite e delle emorroidi. Ma lei lo sa signora che la prima causa di morte dopo i 60 anni è proprio la colite? Mica signora, lei quanti anni ha? Io ho 81. 81? Ai, signora, sono molti, eh? Facendo una donazione libera, non inferiore ai 30 euro, lei se ne lava le mani e sarà tranquilla per il resto dei suoi giorni. Signora, non conosce la FIGA? Abbiamo più di 30 anni di attività in tutto il mondo, ma come? Ecco. Vede, signora? Quella è una FIGA. È guarito! Io voglio bene ai vecchi! Ehi, bella! Ciao Davide! Oh, Leroy è arrivato! Non ci credevamo quanto fosse ingenua la gente. La FIGA funzionò. Raccogliemmo una cifra incredibile in una settimana. 86.780 euro, ragazzi! Oh, oh, raga, avete svuotato bene le tasche? Aspetta, spa. Dovrei avere un altro po' di spicci. Beh, questa le avrei prese. Ho convinto due matricole a fare una donazione spontanea. Di pure che li hai minacciati. A quel punto era tutto pronto. Dovevamo solo superare gli esami di maturità e partire. I giorni non passavano mai. Forse perché avevamo qualcosa da nascondere. Per tutto il periodo che ci separava dalla grande fuga, abbiamo fatto i bravi. Ci vedevamo persino poco tra di noi. Ne abbiamo approfittato per studiare un po' di più. Nazionali senza filtro. E mo ho capito la mia impresa, nonno. Guarda che ti ho portato. Una nazionale senza filtro, nonno. Sono diversi. E beh, nonno, da 43 ad oggi qualche cosina la devo cambiare, dai. Te l'accendo. Ma ti svaghi un po'. Ma non mi può far male. Il dottore non vuole.
Fuma e tira forte. Bravo nonno. Così finalmente ti alzi da sto cazzo di letto e finalmente impari a pisciare da solo, eh? Così, arrivammo alla notte della grande fuga. Eravamo eccitati e tesi. Ci ritrovammo a casa di Fata aspettando che il padre tornasse. Dovevamo rubargli la chiave del Mercedes. Ciao. Buonasera. 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 Ragazzi. Buonasera. Che succede, ragazzi? No, volevo chiederti il permesso di andare a dormire da Alessandro stasera. Festeggiamo la maturità e allora siamo da lui. Facciamo uno stop di cinema. Sai, la mamma non c'è, allora siamo da lui. Cos'è questa idea balorda? Dai, Carlo, lascialo andare. Sono ragazzi, fanno festa. Alessandro, tua madre lo sa? Sì, mia madre lo sa. Lei è andata da sua sorella, è fuori che entrava domani. Va bene. Però non fate chiasso. Papà? Grazie. Ognuno di noi aveva trovato una scusa per restare fuori di casa. Ce l'avevamo fatta. Tutto era pronto. Saremmo partiti all'alba. In mezzo c'era solo la nostra ultima notte al paesello. Ci ubriacammo a pezzi e lasciamo qualche segno del nostro ultimo passaggio. Si prendi un po' di mica. Bella questa cambiata. Ma da dove l'hai presa? Quanto l'hai pagato? Almeno 200 euro. Sì, su una macchina 200 euro. Ora guarda. Dove va? Famiglia arricchita!
Oh, raga. Raga. È ora. Casa, famiglia, scuola, libri, caffè, palestra, calcetto. Sveglia, professori, pranzo, studio, amici, film, letto. Sapete cosa significa fare sempre le stesse cose? Arrivare il sabato sera in discoteca per sperare in una botta di vita. Game over.